Bentornati di Viene Divine sul mio canale. Oggi ci occupiamo della stesa della settimana. Se sentite del violino che suona, c'è lezione di musica di là, quindi non vi preoccupate. Cercheremo appunto di andare a tutto nella miglior modo possibile. Allora, vediamo le previsioni dal 5 all'11 di febbraio e vediamo un po' che cosa accade. Allora, vediamo un po', controllo solo che si veda. Ok, infatti non si vedeva. Ok. Energia maschile, energia femminile, non per separare, ma per individuare. E mi state raccontando delle cose incredibili. Sto seguendo delle persone che sono veramente a un passo dall'unione definitiva. Qualcuno c'è già arrivato. E sappiate che questo è un periodo, come abbiamo detto, abbiamo anticipato fino ad adesso, in tutte le ultime letture, questo gennaio fondamentale. E anche febbraio porterà delle novità incredibili, quindi mi raccomando, non abbattetevi se c'è ancora qualcuno che ha fatto tutto il lavoro, e ce ne sono, ha fatto tutto il lavoro interiore con calma. Le cose, quando saranno il momento, si manifesteranno. Sapete che siete pronte per essere in unione quando siete calme, tranquille, quiete, nell'amore, e pensare alla vostra fiamma non fa che darvi gioia, ma senza alcun attaccamento. Quindi ci sei, perfetto, sei la gioia. Non ci sei, bene, ti amo lo stesso, non cambia nulla nella mia vita, sei un valore aggiunto però. Quindi chiaramente, ecco, importante il sapersi distaccare, non avere alcun bisogno. Ricordate che il femminile deve essere assolutamente indipendente dalla sua fiamma maschile, quindi ricordatevi questo. Se ancora pensate, oddio, lo voglio, ma se non viene, non sto bene, per carità, siete ancora proprio un po', come dire, nel bisogno, nella dipendenza. Anche se vi sembra che questa cosa sia bella, desidero tanto la mia fiamma, senza non sto bene, non sarebbe la stessa cosa. Certo che non sarebbe la stessa cosa, ma se c'è tutta questa emotività, vuol dire che c'è ancora proprio qualcosa che deve essere raggiunto. Ricordatevi che non è una relazione normale, esce da tutti i canoni, quindi se nelle relazioni normali questo è appunto normale, nelle situazioni di fiamma non lo è. È un amore prima divino e poi che diventa chiaramente, che si manifesta nella materia, quindi sarà sicuramente fisico, ma non risponde agli schemi. Quindi dovete uscire completamente da tutti gli schemi e crearne di nuovi. Questo che fa il lavoro interiore, questo che ci porta l'anima a uscire da tutte quelle che sono le dinamiche 3D, non tutte, perché sennò non saremmo più qua, però ricordate che appunto non ci deve essere più il bisogno della fiamma e nemmeno dell'unione. Se continuate a pensare quando ci sarà, quando ci sarà, quando ci sarà, è perché non ci sarà ancora, molto presto, perché siete ancora troppo attaccate, non siete nella. È un viaggio di fede, ricordatelo, è un viaggio con, in realtà è un viaggio individuale alla scoperta di se stessi, di Dio, che poi scaturisce nell'unione con la propria fiamma, perché è la nostra anima, e quindi una volta che siamo in contatto con la nostra anima, non può che manifestarsi su questo piano l'unione, questo contatto, questa unione non può che manifestarsi, ma deve passare prima di là. Quindi ricordate che appunto sfugge ad ogni tipo di schema. Allora, controllo solo se va tutto bene. Sì, perfetto. Perché ho cambiato location, quindi ovviamente devo calibrare un po' tutto, ma si sta vedendo tutto. Ok. Ok. Per chi ancora è nuovo, allora tre colonne per il maschile, tre colonne per il femminile: situazione attuale, energia in atto, evoluzione maschile, situazione attuale, energia in atto, evoluzione femminile. Ok, e andiamo a vedere che cosa sta accadendo, perché qui ci sono miracoli veramente in arrivo. L'abbiamo detto tante volte, ma a volte veramente è il momento in cui non è più il momento di aspettare, non aspettare nel senso di
il lavoro magari è stato completato e tanti, vi dico, è un periodo in cui tanti stanno arrivando al completamento e tanti stanno entrando in unione o entreranno molto presto, magari non ci sono ancora, ma entreranno molto presto, perché non può che essere così, è un momento fondamentale di crescita collettiva, ovviamente, che passa dalla crescita individuale. E quindi qua c'è veramente qualcosa di incredibile che sta accadendo. Se non è ancora, se siete appunto arrivate, io adesso mi riferisco alle fiamme che hanno completato il cammino, se siete appunto nel completamento, non dubitate mai, perché l'unione non può che avvenire, quindi nel momento giusto, quando sarà il momento divinamente, attenzione che non è tanto un tempo esterno, quando io parlo di tempo, tempismo divino, non è il tempismo che viene al di fuori di noi e noi non c'entriamo niente, no, quando c'è l'allineamento energetico alla propria anima, ovviamente quello è il tempismo divino, abbiamo stabilito noi, in realtà l'abbiamo portato a compimento, quindi diciamo siamo arrivati al momento in cui ci può essere l'unione, ma siamo noi che, lavorando interiormente, fidandoci, affidandoci, avendo fede nella nostra fiamma, anche fiducia nella nostra fiamma e chiaramente rapporto con Dio, ovviamente ci si allinea all'anima e allora tutto accade. E quello è il tempismo divino, quindi non pensate mai che ci sia sempre qualcosa di esterno, che, per carità, cioè, ci sono anche, ovviamente non siamo solo noi, ma siamo noi che dobbiamo allinearci a delle situazioni. E qua c'è un maschile che sta ricevendo messaggi animici. Qua c'è un messaggio, ma caspita. Allora, mi viene da dire, qua ci sono dei maschili che stanno ottenendo delle vere e proprie comunicazioni con la propria anima, stanno avendo proprio delle rivelazioni incredibili. L'anima sta parlando loro e gli sta dicendo che è ora. Per qualcuno, attenzione, non per tutti, ma queste, l'energia che mi stanno mandando è questa, per tanti di quelli che hanno fatto tutto il lavoro. Poi ovviamente ricordate che questa cosa succederà anche a voi, chiaramente quando sarete allineati, ma stanno ricevendo messaggi su come manifestare finalmente questo grande, meraviglioso amore. Stanno ricevendo proprio l'input a manifestare l'amore, quindi ci saranno veramente dei maschili che si staranno liberando da tutto quello che è il passato, si sta focalizzando sul desiderio, il desiderio è quello dell'anima, attenzione, non il desiderio di voglio, lo voglio vicino, lo voglio... Questa è una cosa ancora legata alla dipendenza, legata agli schemi 3D che sono fantastici per le relazioni 3D e le anime gemelle, non per le relazioni di fiamma, attenzione. E la magia deve avere inizio, qualcosa sta per avere inizio, guardate, l'anima sta spingendo il maschile a manifestare l'unione. Quindi se non l'avete ancora fatto, qualcuno mi sta dicendo che è già stato fatto, qualcuno è già miracolosamente il fulmine, meraviglioso fulmine, io adoro i fulmini, per quello che dico che l'immagine di per sé è assolutamente neutra, può piacere, può non piacere, ma il fulmine è arrivato ed è c'è il sereno, qualcuno che non se l'aspettava ha ricevuto un messaggio ed è un messaggio che è pieno d'amore, quindi anche se magari per un anno e mezzo, due anni non si sono fatti sentire mai, ecco, arriva la comunicazione e arriva, comincia qualcosa di importante, e se non l'ha ancora fatto sta ricevendo il download, l'anima sta dicendo, sta mostrando, sta comunicando al maschile come manifestare questo amore sacro. E quindi questo sta venendo adesso, chiaramente non per tutti, però per chi si riconosce, ecco, è questo. Eh sì, qua c'è proprio il senso delle consapevolezze che diventano realtà, perché il buio è stato illuminato e ora guardate questo cambiamento avviene attraverso comunicazioni che possono essere appunto ricevere comunicazioni dall'anima e manifestare amore oppure attraverso comunicazioni che avvengono dopo tanto tempo, quindi non ve lo aspettate, benissimo, arriva questa meraviglia e mostra tutto l'amore che c'è tra di voi, quindi questo è un oracolo che non c'è, che è Fiamme Gemelle, chiaramente ci parla di amore animico, perché
Il maschile finalmente, no, beh, io sono piena di brividi. Il maschile finalmente va oltre le parole, non si ferma più alla mente, non si ferma più a tutto ciò che è solo concreto, ma entra in quello che è la manifestazione di questo grande amore, va oltre le parole e manifesta questo grande amore. Con questo già ci sarebbe da avere i brividi. Qua veramente c'è un periodo di manifestazioni, di unioni definitive. Attenzione, io sto dicendo proprio di unioni definitive. Ovviamente ci saranno anche dei ritorni, ovviamente se non ci sono ancora stati ci saranno, ognuno però arriverete anche voi, se siete ancora un po' indietro non buttatevi giù d'animo, assolutamente fate il vostro lavoro perché questa è una vostra realtà che arriverà al momento giusto. Eh sì, guardatelo. No, vabbè, io questa lettura veramente metto i brividi in tutti i modi, in ogni istante. Qua c'è un maschile che finalmente è totalmente consapevole del legame che c'è tra di voi. E guardate, comincia qualcosa di meraviglioso, porta a termine qualcosa che è sempre stato in sospeso, lo porta finalmente a termine e realizza tutto ciò che è il percorso partito da questo sguardo amorevole. L'attivazione è l'incontro delle fiamme e ora finisce proprio con quella che è l'assunzione della propria regalità e mostra tutto alla luce del sole di fronte agli altri e non gli interessa più del giudizio degli altri. Pensate che maschile, che lettura pazzesca che c'è qua. Qua c'è veramente gli angeli che manifestano il volere dell'anima e finalmente si realizza questa diciamo proprio relazione, coppia all'insegna proprio di una trasformazione che è stata attuata, all'insegna del messaggio dell'anima, cioè tutto ciò che sta a livelli superiori e che in cui lui può finalmente proteggere, supportare, sostenere, amare totalmente il suo femminile. E guardate qua, beh, amore pieno, 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 pieno. Bene, con questo maschile andiamo a vedere cosa succede al femminile. Beh, con questa proprio non so che titolo troverò, ma sarà un titolo bomba. Allora, eh sì, allora per il femminile, guardate, comincia qualcosa di assolutamente nuovo, concreto, concreto, perché l'energia dell'anima sta fluendo, diciamo la trasformazione, il cambio pelle è avvenuto. Finalmente si manifesta o il ritorno o la riunione o l'unione e guardate, si fa il salto nel vuoto. Quando io parlavo di Plutone che poteva portare agli estremi, qualcuno dovrà fare un grande lavoro di trasformazione, chi l'ha già fatto? C'è il salto nel vuoto, ora si manifesta, si crea il proprio mondo e tutto partirà attraverso magari un contatto, un messaggio. Quindi attenzione che qua veramente si manifesta qualcosa. E sì, se avete diciamo lavorato tanto e siete nel viaggio di fiamma intensamente da piuttosto abbastanza tanto tempo, ecco, ora si passa oltre, si passa oltre. Allora, attenzione che qua mi sta dicendo, probabilmente avete lavorato in questo periodo a una croce, avete rilasciato totalmente, avete compreso, guardate che c'è la conoscenza su questa carta, mi sta dicendo che avete capito qual era il blocco e lo avete illuminato, avete ascoltato, avete ricevuto i download anche voi, avete ripulito e ora c'è il risveglio del leone, ora finalmente l'energia diciamo della manifestazione, eccola qua, c'era questa carta qua che era, infatti mi mancava, guardate, beh, c'è, guardate, la coppia, ovviamente, e l'energia del risveglio del leone. Qua c'è proprio la regalità che arriva dopo la pulizia, quindi qua veramente il femminile ha fatto un'opera di guarigione che non ha uguali. Vediamo un po'. Eh sì, e guardate un po', qua finalmente questo è il fuoco dell'anima che crea, non è più ferite, ma con queste carte è il fuoco dell'anima che crea. E cosa crea? La manifestazione concreta di tutto ciò che è il risveglio, il cambio pelle, Cambio pelle, morte, rinascita e finalmente la vita ha un bivio. Non è il bivio di cui parlavamo diversi mesi fa, questo è il bivio proprio, si cambia completamente vita. Qua c'è veramente qualcosa di concreto che è portato a compimento e finalmente qui si svolta.
si svolta completamente per realizzare, manifestare l'unione e, guardate, essere guidati da quello che è il richiamo della musa. La musa è l'anima, il femminile è diventata la musa del suo maschile e ora sta manifestando casa. Ora è ora di fare casa, essere casa, fare casa insieme. Beh, più che brividi di questi, io veramente... E guardate, allora qua c'è una carta che di per sé a volte può significare rovina, ma a volte ricostruzione, dipende dalle carte. Con queste carte qua mi sta dicendo che la vita sta cambiando completamente. Tutto il passato è crollato, arriva il bivio, ora è il momento di svoltare e c'è la ricostruzione. Ora si comincia veramente a manifestare il nuovo inizio, il nuovo, una nuova scoperta di una situazione nuova che appunto prende finalmente il via. E questo mi parla appunto di questo bivio che si apre e il femminile comincia a percorrerlo. E cosa percorre? Che cosa porta questo bivio? Porta assolutamente alla manifestazione dell'amore. E guardate qua, il lavoro del passato è stato portato a termine. Qua c'è proprio il senso del finalmente ora si può manifestare. E quindi il passato non ha più, non ha più quella presa, quella influenza, perché ormai è stato guarito, l'illuminazione è arrivata e quindi finalmente si svolta. Cambia tutto, guardate questa carta che a volte ha proprio il senso della distruzione, questa in questi contesti ci parla non tanto di distruzione, ma tutto il castello del karma è crollato, il lavoro interiore è stato portato a termine e ora veramente si svolta, ora c'è il bivio, la vita cambia totalmente ed è un cambio che ci porta proprio alla manifestazione dell'amore della coppia definitiva. Per tanti sarà definitiva, tanti però solo, attenzione, quelli che hanno portato a compimento tutta la parte precedente che è appunto il lavoro su di sé. Quindi dovete essere individui completi, indipendenti, il femminile non può unirsi al maschile se non è indipendente nell'amore per se stesso totalmente, nell'amore di Dio e nel contatto con la sua anima, e allora il maschile non può fare a meno che creare materialmente quello che il femminile ha creato a livello energetico, non può che crearlo materialmente, quindi arriva e comincia a manifestare l'unione. Allora carissimi, divine divine, vi saluto e vi ringrazio, alla prossima stesa.